nuovo video, secondo giorno qui a Malta e oggi vi porto alla Valletta. E per andarci da dove sono io, secondo me il modo migliore, anche quello più economico, è andarci con il traghetto, il ferry. Andata e ritorno, se non ho visto male sul sito, sono 2,80 euro. Quindi adesso andiamo a vedere la Valletta. Prima nell'intro non vi ho detto una cosa: Malta è capitale europea della cultura per il 2018, quindi vedrete un pochino di trambusto, visto che comunque sia l'inaugurazione appunto di questa cosa qui è tra qualche giorno. Non è una cosa che faccio di solito, ma vi faccio vedere il pranzo che mi sono presa per soli 2 euro. Allora, ci sono di qua due pastizzi che sono tipici maltesi e di qua invece un chicken roll, che è praticamente un calzone ripieno di carne di pollo. I pastizzi invece sono con la ricotta e sono queste cosine qui, ne ho presi due visto che costavano niente.
piccolo riassunto economico finale, mentre trovo gatti ovunque, perché in questo parchetto c'è una colonia felina, oltre che parecchio vento. Spero di essere un pochino illuminata meglio rispetto a ieri, perché non mi ero resa conto di essere un po' al buio. Prima spesa di oggi è stato al traghetto, 2,80€ andata e ritorno insieme. Poi la maglietta della Rock Café è un piccolo sfizio che mi sono presa, diciamo così, 25€. Pranzo super economico, 2€, peraltro pensavo di non arrivare a fine giornata, invece non ho ancora fame. La visita alla cattedrale di San Giovanni con l'audioguida eccetera, 10€, comunque consigliatissima, perché comunque è molto molto dettagliata, se vi piace, ed è molto bella all'interno, cosa che non avrei detto vedendola dall'esterno. Un paio di souvenir, in tutto 5,25€. La visita guidata a Casa Rocca Piccola, assolutamente da fare secondo me, e assolutamente ne vale la pena, 9€, più la cena che in realtà devo ancora consumare, ma ho già preso perché ho preso un panino da Subway, visto che non ho molta fame, appunto, 3,70€. Totale 57,75€. È tanto, ma in realtà se voi togliete i 25€ di maglia della Rock Café avete praticamente 32€ di spese in giornata, senza appunto strafare. Quindi come budget siamo intorno ai 50€ se volete evitare magari di prendervi la maglietta della Rock Café, ma comunque puntare un pochino di più sul cibo un pochino più raffinato rispetto alle cavolate che mi prendo io. Io detto questo vi saluto, ci vediamo con voi settimana prossima, che per me sarà domani. Vi ricordo che se mi seguite sui social vedete tutte le mie novità in tempo reale, soprattutto Instagram e le Instagram Stories, perché pubblico molto, soprattutto quando sono in giro, e in evidenza vi lascio comunque sia le Stories di Malta, in modo tale che non vadano perse, almeno per il periodo in cui sto pubblicando questi video. Lasciate un like, io ve lo chiedo, non vi costa nulla e vi porta via veramente pochissimo tempo. E io e il gatto che mi sta puntando qui dietro, praticamente, vi diciamo have a nice life.